Buongiorno amici e amiche di F5 News, ben ritrovati con un nuovo appuntamento sul canale YouTube. Da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Oggi ritroviamo Mattia Todisco, ben ritrovato Mattia. Buongiorno. Mancano veramente ora pochi giorni a Milan-Inter, primo match point scudetto, in programma lunedì sera a San Siro. Oggi inizia la giornata di Serie A che si concluderanno lunedì sera con il big match che potrebbe regalare all'Inter la seconda stella. Un solo risultato a disposizione, la vittoria per l'Inter. E Matti, è chiaro che dobbiamo fare un passo indietro, no, a quello che è successo ieri sera, perché si arriva, no, a questo derby con veramente due situazioni veramente contrapposte. Da un lato in casa Inter c'è un grandissimo entusiasmo, questo lo dobbiamo dire, lo stiamo anche vivendo insieme, c'è veramente la sensazione che si possa scrivere una pagina storica in casa del Milan contro il Milan, no? Quindi arrivare alla seconda stella prima del Milan in un derby che potrebbe regalare lo scudetto. Quindi c'è grandissimo entusiasmo, la Curva Nord ha già annunciato, no, che domenica sarà anche da piano per caricare la squadra, quindi si preannuncia una vigilia molto molto calda. Dall'altra parte, Mattia, il Milan che esce dall'Europa League, che poteva essere, ecco, uno strumento per in qualche modo, no, dare un esito diverso alla stagione rossonera. Due KO andate e ritorno contro la Roma. Complimenti comunque alla Roma di Daniele De Rossi. In mezzo c'è anche il pareggio, no, contro il Sassuolo per 3-3. Si arriva a questo derby veramente con due animi contrapposti. È chiaro che i derby, lo ripetiamo, sono partite a sé, le motivazioni nascono a prescindere, no, da quello che è il rendimento stagionale o la posizione in classifica. Però Mattia, veramente ad oggi è difficile pensare comunque, ecco, ad un derby diverso. Anche Pioli stesso ha detto serve altro, serve una mentalità diversa, perché i giocatori lo sanno, se noi giochiamo come abbiamo giocato contro la Roma, contro il Sassuolo, nel derby non abbiamo speranze. Hai anche tu questa sensazione qui, oppure magari piedi per terra, è sempre un derby e ovviamente i 3 punti vanno conquistati in campo? Questo sempre, questo assolutamente sempre. Ti dico, insomma, io ricordo un po' quello del 2008, l'Inter ci arrivò abbastanza scarica e aveva comunque fuori veramente tanti giocatori, cioè il finale di quella stagione, insomma, onestamente giocò, tanto per dirti, comunque a Parma l'Inter giocò con Rivas, cioè aveva fuori veramente tanti tanti giocatori importanti, infortuni e tutto. Diciamo che i problemi erano sorti soprattutto dopo Inter-Liverpool, anzi già dopo Liverpool-Inter dell'andata, dove ci furono due infortuni gravi, di cui uno comunque a Córdoba, che aveva fatto fino a quel momento una partita strepitosa. Insomma, lì l'Inter comunque non aveva Ibrahimovic, ricordiamo, che poi tornò soltanto a Parma. Cioè, Doppietta. finale difficile. Adesso quello che cambia è che comunque tu la rosa ce l'hai tutta, non hai nemmeno squalificati, tornano anche Pavard e Lautaro. Non sei in una condizione scintillante, perché onestamente, al di là delle polemiche che sono state per il tocco di braccio di Lapadula, però l'Inter difensivamente col Cagliari non ha fatto una buona partita, Sì. cioè mi è stata una squadra un pochettino meno solida. E in attacco, insomma, Thuram è tornato a segnare, ma gli mancava dal gol da quasi 2 mesi, e Lautaro arriverà anche lui quasi a 2 mesi, perché ha segnato a Fine fine febbraio. febbraio contro l'Atalanta. Per cui non è che ci arrivi in una condizione scintillante, e diciamo anche magari che mentalmente, quando hai un vantaggio così cospicuo, magari non hai neanche quella cosa addosso, insomma, no? Però il derby ti dovrebbe comunque riaccendere qualcosa, perché è il derby e perché hai comunque una grande opportunità. Io credo che il Milan arriverà col coltello tra i denti. E non solo perché è un derby, ma perché è un derby con tutto quello che c'è stato prima, quindi comunque ne hai persi 5 consecutivi, e secondo me, insomma, ti girano se ne hai persi 5 consecutivi. Comunque hai avuto adesso, insomma, questa protesta da parte degli ultras e tutto, cioè, quindi è un derby di quelli salva stagione per il Milan.
perché se perdono anche è vero, insomma, che poi magari chiuderanno secondi o terzi, quindi l'obiettivo della zona Champions lo centreranno alla fine, però nelle due coppe non sono riusciti ad andare avanti, e anzi nelle tre, perché sia Champions, Europa League. E Coppa Italia, ed effettivamente in campionato comunque finiranno ad un forte distacco. Dovessero anche finire con tutti e due i derby persi, è chiaro che sarebbe comunque una stagione che a fine anno fai un bilancio e dici: qualcosa è andato storto. Sì, poi soprattutto no, credo che Pioli in qualche modo no. Probabilmente Pioli a capolinea, esatto. Quindi sai, comunque, sicuramente, ecco, io ho avuto modo, per esempio, per Me Tomorrow di sentire Aldo Serena, e mi ha detto, insomma, io, se lui ha giocato i derby con tutte e due le maglie, io mi sentirei comunque con maggiore pressione se dovesse giocarlo con la maglia del Milan. Certo. Perché l'Inter, bene o male, è chiaro che se perdi il derby comunque non è il massimo della vita, però se lo pareggi rinvii, se vinci hai vinto lo scudetto. Ma tutto sommato, diciamo che sei in una situazione comunque molto più di comfort, cioè dall'altra parte onestamente senti molto. Io credo che l'Inter sei anche col tutto il pubblico di casa, cioè, io credo che l'Inter abbia, ecco, la possibilità di dare il colpo di grazia proprio al Milan di Pioli, cioè mettere la parola fine al Milan di Pioli, perché ovviamente il caso poi di vittoria sarebbero sei i derby vinti consecutivi, vinci lo scudetto, il Milan in qualche modo no, perde, esce dall'Europa League, perde l'ennesimo derby. Io credo che, ecco, sono d'accordo con l'analisi di Serena, secondo me la pressione ora è molto di più sul Milan, perché ecco, magari in caso del passaggio del turno la pressione no, poteva essere sull'Inter, cioè la possibilità no, di poi rimandare in qualche modo la festa scudetto, ma l'abbiamo detto, l'importante è poi vincere lo scudetto, quindi, però è chiaro che ora è questa grande occasione e quindi io credo che... Non è neanche... Nel 2008 la cosa era: tu non lo vinci col Milan, e tu dicevano, però poi tanto col Siena in casa... Hai voglia, no? Sì. Ma comunque ne avevi altre due per poter vincere. Sì. Ma se non vinci questa, ne hai in altre cinque. Ed è sicuramente una situazione diversa. Diamo qualche altra, ovviamente poi nel discorso entra anche il fatto di come ci si arriva da un punto di vista non mentale, questo non abbiamo detto, ovviamente no, due animi contrapposti, dall'altro bisogna comunque dire che a netto di come ha detto bene Mattia, l'Inter è scarica, però ha avuto no, una settimana per preparare il derby, la squadra ha ripreso a lavorare mercoledì, tutti a disposizione, quindi il gruppo è in salute e ovviamente il Milan ha giocato ieri, anche per questo poi si chiederà. Mettiamola anche così: non hai giocato benissimo col Cagliari, rischiavi anche di prendere il 3-2 al 94esimo, però fondamentalmente hai rischiato anche che potevi vincere 2-1, esatto, giocando una partita non al top, non eccezionale. Sì, e sì. Ci si aspetta ovviamente che innanzitutto tatticamente possa essere una partita diversa, nel senso che il Cagliari ha fatto secondo me un'ottima gara, ma difesa e contropiede, quello che di solito Pioli non ha mai fatto contro l'Inter, quindi tatticamente dovrebbe essere una gara un pochettino differente. L'Inter per esempio ha avuto difficoltà anche a Udine, e l'Udinese ha giocato come il Cagliari, quindi sai, su una gara un po' più aperta non lo sai se l'Inter comunque la trovi ancora così in difficoltà, o se invece abbiamo visto che comunque all'andata quello che ha fatto la differenza è che l'Inter ha appena trovato mezzo spazio in contropiede, l'ho fatto 5 volte. Sì. Io credo che il copione della partita non cambierà, perché le identità delle due squadre sono quelle, e il Milan attacca con tanti uomini e poi no, lasciare spazi all'Inter, anche perché Pioli non è riuscito mai a prendere le misure, provò anche a cambiare no, nel derby dopo la Supercoppa con la difesa a 3, 3-5-2, però i risultati furono, anzi forse peggiori, no, giocherà allo stesso modo, però questo può essere un vantaggio per l'Inter, perché sembra in qualche modo che veramente il Milan sia l'avversario più appetibile per l'Inter, che poi nei derby trova tanti spazi e lo conosciamo, sia con gli esterni, sia con le mezzali, ma anche con i due attaccanti, quanto possa far male. Diamo altre due notizie, Mattia, perché ieri no, si è conclusa anche la 3 giorni europea. Innanzitutto il calcio italiano avrà 5 squadre nella prossima Champions League, grazie al passaggio del turno dell'Atalanta contro il Liverpool e quello della Fiorentina contro il Vittoria Plzeň. Forse che sei... Forse sì, se in qualche modo no, ci sarà una vincitrice tra Roma e Atalanta dell'Europa League, giusto? E poi scala... E se nessuna delle due arriva tra le prime 4.
tra le prime quattro, sì, ok. Tra giusto. Le prime quattro, perché il quinto, diciamo che essendo un di più, te lo danno comunque. Perfetto, quindi complimenti a Caccia Italiana. È chiaro che nel discorso non rientra il passaggio del turno della Roma, semplicemente il fatto che era scontato, no, che un italiano avanzasse in semifinale. Quindi complimenti soprattutto all'Atalanta, mi viene da dire, perché a netto poi dell'antipatia, simpatia nei confronti di Gasperini, ha fatto un'impresa l'Atalanta nell'eliminare il Liverpool, concedendo un gol su calcio di rigore al Liverpool nei 180 minuti. Quindi per me veramente un'impresa incredibile. Brava anche la Fiorentina, che per il secondo anno va avanti fino alla semifinale di Conference League. Ci auguriamo che in qualche modo l'esito possa essere diverso della cavalcata, perché è chiaro, è un bene per il calcio italiano. E Mattia, in semifinale di Europa League ci sarà anche il Marsiglia contro l'Atalanta del Tucu Correa, che forse ieri, ecco, ha dato un senso minimo alla sua avventura in Francia, trasformando il primo calcio di rigore per la squadra francese nella lotteria dei calci di rigore, dopo l'errore di Di Maria. Quindi prima Di Maria calcia il rigore e lo spedisce il pallone sul palo, poi si presenta Correa, freddo, glaciale, spiazza Trubi, una vecchia nostra conoscenza, e porta in vantaggio il Marsiglia. Quindi c'è da registrare anche questa cosa qui. C'è da Marsiglia. registrare che se il Marsiglia vince l'Europa League e va in Champions League, Io, Mattia, sono obbligati a comprarlo. non lo Questo lo volevo dire sappiamo adesso, tutti, perché perché no, io dico la verità, non vedo il Marsiglia sì, anch'io, però come favorito, perché secondo me le due squadre più forti stanno dall'altra parte, nonostante l'impresa dell'Atalanta, sì. però è comunque una squadra di grandissimo blasone e qualche buon giocatore ce l'ha. Ieri onestamente ho avuto anche un po' di fortuna, perché la palla, cioè il gol dell'1-0, che è poi l'unico della partita, la palla va a sbattere sui gioielli di famiglia. Comunque Però ha eliminato il Benfica, e ha comunque eliminato guarda, il Benfica, insomma, che non era... ci sta. Noi l'abbiamo incontrata nei gironi, quindi sappiamo bene, lo scorso anno poi arrivò ai quarti anche di Champions League. Il Benfica è chiaro che è una squadra diversa, però c'è da registrare questa possibilità. E lì in semifinale noi ci crediamo, quindi che Perché non dalla volevo. Liga 1 non ci arriverà questo, diciamolo, dalla Liga Esatto, 1 troppi punti di distacco, quindi l'unica ecco strada per il riscatto obbligatorio di Correa a porta dell'Europa League, e il Marsiglia comunque è in semifinale, quindi c'è da registrare anche questo scenario. Mattia, io ti ringrazio, ti auguro buon weekend e buona vigilia di Milan Inter, noi ci vediamo presto. Grazie, grazie a te. Ovviamente invito tutti coloro che hanno visto il video questo pomeriggio, ore 19, in diretta con il nostro salotto, per vivere insieme l'attesa di Milan-Inter. Quindi vi aspetto alle ore 19, e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre forza Inter.